E bella a tutti ragazzi e ragazze, e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo format sul canale. Diciamo che è un nuovo format sì, ma si parla sempre di reaction, che è un qualcosa che appunto vi ho portato sul mio canale diverse volte e che peraltro avete sempre apprezzato, quindi sono molto contenta. Ma questa volta non andremo a fare video reaction, ma andrò a fare ragazzi la reaction ai vostri DM che mi avete inviato oggi su Instagram. Questo perché ragazzi appunto vi ho detto che oggi avrei registrato un video e vi ho chiesto appunto sul mio profilo Instagram, anzi se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, adesso trovate il link in descrizione. Vi ho chiesto di scrivermi nei DM qualche battuta, ovviamente vi ho chiesto di essere più, diciamo, come dire, creativi possibili, qualche battuta divertente, e ovviamente il vostro scopo sarà quello di farmi ridere. Ogni qualvolta qualcuno di voi riuscirà a farmi ridere, ovviamente avrà un premio, perché non è che si fa tutto quanto così gratis alla cavolo. Il premio ragazzi è un video saluto direttamente su Instagram, quindi se qualcuno di voi riuscirà a farmi ridere vi farò un video saluto proprio adesso e voi lo riceverete appunto nei vostri DM su IG. Detto ciò ragazzi, ora mi raccomando, iscrivetevi da subito al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel pollice in su e fatemi sapere se volete una parte 2 di questa reaction ai vostri DM imbarazzanti e divertenti. Detto ciò ragazzi, ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo su Instagram. Let's go! Bene ragazzi, ci siamo, come vedete sono pronta con il mio telefonino e ovviamente ho fatto in modo di farvi vedere direttamente qua sullo schermo quello che io appunto vedo sul mio telefono. Come vedete posso scorrere tutto quanto. Direi di cominciare a vedere alcuni direct. A me sta già cominciando la ridarella, perché io purtroppo ragazzi ho un problema, cioè io rido anche per la qualsiasi stronzata, quindi devo concentrarmi e stare più serena possibile. Cominciamo da Giovanni, che ci manda un messaggino, che peraltro la maggior parte di queste persone io le conosco perché mi seguono in live tutti i giorni. Vediamo un pochettino cosa ha scritto. Sai cosa diceva la fatina turchina seduta sulla faccia di Pinocchio? Di una bugia, di la verità, di una bugia, di la verità, di una bugia. No, no, non ho riso. Non ho riso. No, non è classificabile risata. Cioè, ho pensato dopo al perché ed è imbarazzante. Niente, io rido a scoppio ritardato, raga, dai. Ma neanche il primo. Ma neanche il primo che già ho riso. Ma perché? Perché giustamente, ragazzi, cosa intendo ovviamente? Intendo proprio il fatto che dici una bugia, di la verità, così il naso si allunga. Sì, hai capito? Avanti e indietro, avanti e indietro. Perché probabilmente stava per... avete capito? Niente, raga, cioè ho fatto il primo e già ho perso. Io non ce la posso fare. Niente, devo andare a fare quindi il video saluto a questo bambino. Allora, mettiamoci un bel filtro ganzo, che voi lo vedrete però probabilmente un po' con il lag, ma non fa niente. Giovazzino, sei uno stronzo e ho riso subito alla tua battuta ed era peraltro la prima. Sei veramente imbarazzante, però ciao. Niente ragazzi, video saluto fatto, ora glielo inviamo. Ok, invia. E abbiamo inviato ragazzi il video saluto al signor Giovazzino. Io non ho parole, vabbè, andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Simone ci scrive: io non so cosa fa ridere, ma una volta al mio vai entra mi hanno risposto sono già dentro. Ma come? Ma come? Ma no! Ma no, in che senso? Ma manca fa così! No, vabbè, raga. Io non ho... No, ma è la seconda! Sapete qual è la questione del perché mi fa ridere? Perché io queste persone che comunque sto leggendo, io le conosco, mi seguono in live sul mio canale Viola tutti i giorni. Quindi comunque ho stretto con queste persone, diciamo, un legame, perché comunque le conosco da molto tempo, si parla comunque di anni, di mesi. Quindi mi immagino proprio loro quando hanno scritto questa cazzata e magari lui che si è trovato veramente in questa situazione. Cioè, è imbarazzante. Quindi saluto anche per lui. Lunar, sei il secondo che mi ha fatto ridere e mi dispiace veramente per quello che ti è successo. È veramente... un commento, fai cagare perché mi hai fatto ridere, quindi vaffanculo. Comunque ciao Lunarello. Niente ragazzi, 2 su 2, cioè io non ce la posso fare, ma non ce la posso fare, raga, ho appena iniziato, ma il tempo, datemi il tempo per favore. Bene ragazzi, continuiamo e spero di non ridere nuovamente subito, perché sono veramente come cosa è imbarazzante. Andiamo a vedere un po' le richieste che me ne sono, ma guardate ragazzi quante richieste mi sono arrivate, cioè guardate quanti direct, raga, ci sarà da divertirsi. Angelo Rizzuto ci scrive: dai, non... cioè... non fa ridere. No. No! Cos'è? Cosa vuol dire direct? No. Ci ho provato ma non ha funzionato, quindi niente. Enrico Giobbe ci scrive: qual è la differenza tra un prete e l'acne? Che almeno l'acne aspetta i 14 anni prima di venire in faccia. Allora, è una battuta che conoscevo già e penso che la conoscete tutti quanti, è abbastanza famosa e ai tempi mi faceva ridere, ormai no. Quindi, signore Enrico, mi dispiace, ma no! Assolutamente no! Quindi, go next! Che ci fa la battuta il signor
ah no, la signorina Diana, siccome ho letto Simo fuori, ma in realtà è la signorina Diana. Ah, perché Simo l'ha scritto. Simo, allora com'è andata l'esame della patente? S, male, sono passato. X, ma come male? Hai detto di essere passato? S, sopra una vecchia. Diana, che cavolo fai? No, no, non mi ha fatto ridere. Ma no, ma neanche, non ti sei neanche avvicinata minimamente. N.O., N.O. per la signorina Diana, mi dispiace, ma no. Non mi ha fatto ridere, ragazzi. Proprio zero. Andiamo avanti. Che ci fa la battuta il signor Vincenzo, che ci scrive: lo sai qual è il cane più cattivo al mondo? La canaglia. Non fa ridere. Battuta da Matteo Jaden. In un universo parallelo. Ma cos'è? Ma perché? Sto meme inutile. Basta. Non sono io. Non sono bionda. Cosa vuoi? Questo, ragazzi, perché c'è un meme su di me del fattore che mi faccio chiamare Clara, faccio le battute, i meme sempre quando sono in live, quindi chi sa, sa, chi non lo sa probabilmente non può capire, però mi ha fatto ridere, quindi manteniamo la promessa e mandiamo un video saluto a Matteo, a Matthew Jaden. Quindi fotografia, mettiamo il filtrino nel chilling. Matteo, sei riuscito a farmi ridere con la tua battuta, o meglio con la tua immagine che vale più di ogni altra battuta, quindi complimenti. Ciao Matthew, sarai nel video e mi hai fatto ridere, complimenti. Allora, Ale ci scrive: dottore, dottore, quanto vi resta da vivere? 10. Ma dici cosa? Mesi? Anni? 9? 8? 6? Questo è imbarazzante. Non fa ridere. È solamente imbarazzante. Ho chiesto battute divertenti, non imbarazzanti. Che cos'è questa cosa? Che cos'è? Imbarazzante. Quindi no, non mi ha fatto ridere. Go next. Ok, andiamo alla prossima, che ce la fa Granata Grappolo. A Cavaldonato, Bergamo bombardato. No, no. Perché? Perché sta roba? No, dai, regà, ma no, allora, non è che faceva ridere, che c'è, cioè, imbarazzante sta roba. Comunque mi ha fatto ridere, anche se, raga, mi dissocio dai bombardamenti, visto che Bergamo è una bellissima città e non è proprio un periodo ideale per fare queste cose, quindi manteniamo la promessa. Ciao Granatina, sei riuscita a farmi ridere con la tua battuta black humor. Mi dissocio dai bombardamenti, specialmente perché in questo periodo non è proprio il periodo ideale per dire queste cose, ma mi ha fatto ridere, quindi ciao Granatina. Video saluto inviato, lasciamogli anche il cuoricino, anche se, vabbè, ripeto, mantengo le distanze da queste cose. Andiamo avanti. Alessandro Cuzzo ci chiede, cioè ci chiede, in realtà ci è la Madonna, ma quante robe aveva scritto. Leggiamo la battuta numero 2. Battuta 2. Where were you? Hai sentito del ragazzo che si è strozzato con una mozzarella al ristorante? No, infatti era una bufola. È vecchissima questa, zio. Cioè, è vecchissima, zio. Cioè, la conosce pure mia nonna, che non ha mai letto robe del genere o battute su internet. No, andiamo avanti. Kevin, ci sta questa suora che va dal dottore e gli dice: dottore, ogni volta che mi faccio il bidet escono dei francobolli. Il dottore la controlla e le dice: sorella, questi non sono francobolli, sono i bollini delle banane. Era bella, era bella, era bella. Questa non l'avevo mai sentita. I bollini delle banane, mica. Sta suora gli piaceva proprio, gli piacevano le banane. Niente, mi ha fatto ridere comunque internamente, quindi regà, vale. E quindi si fa il salutino. Bella Kevin, bella anche la suora che aveva i bollini delle banane all'interno del non diciamo che cosa, però mi hai fatto ridacchiare, quindi ti meriti video saluto. Quindi bella Kevin, sarai nel video. Se Kika ci scrive: X, preferiresti 500 euro o un cervello? O 500 euro. X risponde: io avevo scelto il cervello. Oh, e vabbè, ognuno sceglie quello che gli manca. Bella, carina, però non mi ha fatto ridere, quindi go next. Tommaso Ambrosi, che ti scrive: sei su una montagna che fa eco e dici ciao, e l'eco dice ciao. Dopo ti dici ti amo e l'eco dice ti vedo solo come un amico. Frienzonato anche dall'eco. Questa non la conoscevo. Questa non la conoscevo. Cioè, è imbarazzante, però è così imbarazzante che io rido per qualsiasi stronzata. Manteniamo la promessa. Si chiama Tommaso. Tommasino, mi ha fatto ridere con la tua battuta. Non so se era originale, se l'hai letta su internet o meno, però mi ha fatto ridere. Quindi ciao Tommasino, sarai sul video di sabato. Mandiamo il video saluto. Ovviamente, ragazzi, quando io creo il video, voi qua sulla schermata, quindi qui lo vedete un pochettino, diciamo, laggare. È normale, perché comunque ho dovuto fare la connessione tra iPhone e PC e c'è ovviamente un minimo di delay. Però, insomma, il video gliel'abbiamo mandato, gli lasciamo anche un cuoricino e andiamo al prossimo. Andiamo questa volta un po' invece nelle chat generali e andiamo da Mick. Se tutti ti vengono incontro, hai sbagliato corsia. Beh, non fa una piega, cioè, nel senso, hai ragione, effettivamente hai ragione, però non mi ha fatto ridere. Quindi andiamo avanti da Gabriele, che ci scrive: che cosa mi ha mandato, ragazzi? Cos'è? Se la luce dei miei occhi, l'aria dei miei polmoni, rottura dei miei coglioni.
Questa ragazzi la devo screenare perché è bellissima e la devo mandare sicuramente a qualcuno quando mi romperanno le palle. Allora, apro, ho riso solamente con lo screen. Cos'altro aveva scritto? Tua madre è talmente maialona che al campeggio viene montata prima della tenda. Mantengo le distanze. Infatti ha il passaporco. Mamma, ma non aspettiamo poi per mangiare? No, amore, devo aspettare tuo padre. Tu ancora non eri nato. No! Però ha fatto delle battute bellissime. Niente, video saluto, ragazzi. Gabi mi ha fatto ridere con lo screenshot dei baci perugino. Che cacchio era, non lo so. Però sappi che ho screenato la tua foto perché è tipo bellissima. La manderò tipo a tantissime persone. Ho riso, quindi ciao Gabri. Sarai presente nel video ovviamente di sabato. Complimenti per avermi fatto ridere. E direi, ragazzi, che in realtà abbiamo fatto comunque la reaction a diversi messaggi. Ce ne sono tantissimi altri che state continuando appunto ad inviarmi. Quindi a questo punto stavo pensando che potremmo fare magari una parte 2 di questo, diciamo, tipologia di video, se ovviamente dovesse piacervi. Quindi sì, direi che per oggi va abbastanza bene. Concludiamo, diciamo, il video con questa battuta di Gabri, che ha palesemente vinto perché ha fatto troppo ridere. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Mi sono divertita tantissimo e mi è piaciuto davvero tanto registrare questa tipologia di video nuova, quindi tanta roba. Mi raccomando, se anche voi vi siete divertiti e vorreste vedere una seconda parte, mi raccomando, sporreggiate più non posso questo video, ma soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti, che è molto importante, così almeno potrebbe tornare una seconda parte molto presto, dipende soltanto da voi. Detto ciò, ragazzi, complimenti ancora ai ragazzi che sono riusciti a farmi ridere. Io ho mantenuto la mia promessa appunto inviando un video saluto in privato su Instagram, come avete visto anche voi. Noi, ragazzi, adesso però ci dobbiamo salutare, ma ci ribecchiamo prossimamente in un nuovissimo video. Dalla vostra Curatomist è tutto, bella a tutti, ragazzi.